Ok, ci troviamo a Montorio in via Olmo. Vedete qua la fermata del bus. E ci avviamo alla ricerca di un percorso di trekking nuovo. E dobbiamo anche trovare una sapella. E andiamo sul lato, su uno dei due bordi. Queste sono stradine caratteristiche di piccoli paesi, no? Possiamo considerare Montorio un villaggio? Ed è immerso nella campagna. Quindi nel tratto dove stiamo andando c'è più di un percorso tra cui poter scegliere. Devo dire che questo è il primo video in cui sto utilizzando il Jimba, che è uno stabilizzatore meccanico autonomo abbinato con il mio iPhone 12 Pro, e qualiterò il risultato finale poi nella fase del video editing, ma mi sembra proprio che faccia il suo lavoro bene. Aiuta, aiuta. Ah, qui c'è una panetteria. In caso volessimo comprare qualcosa per mangiare lungo il percorso. Ecco qui, questo è uno stagnetto naturale con qualche cigno. E l'acqua è molto bassa, infatti si vede già il fondale. Mi piace molto. Molto carino. Questo è il nostro punto di partenza. Dobbiamo trovare la direzione giusta per incamminarci lungo il percorso. Credo che sia questo poi alla fine, che ci troviamo qui di fianco. Adesso vediamo un po'. Allora, adesso che siamo stati a vedere i laghetti, ci stiamo spostando di nuovo per tornare al punto di partenza, perché vicino alla fermata dell'autobus si diramano i percorsi veri e propri di trekking, ed è lì che inizierà un po' la nostra passeggiata. Ecco il prospetto di questa chiesa dell'anno 1000, Pieve di Santa Maria Assunta. Ne osserviamo solo il prospetto perché purtroppo non siamo stati fortunati, e ora che siamo giunti qua il portone è chiuso, la chiesa non è visitabile dall'interno, ma di sicuro chi viene a fare dei percorsi di trekking in questa zona è un must che si fermi qui a prendere un po' di relax sotto le ombre degli alberi e ammirare insomma un pezzo di storia. Alle nostre spalle abbiamo un laghetto.
casa è caratteristica, perché questi gradini testimoniano il fatto che probabilmente era una zona soggetta a inondazioni, e tenere il pavimento della casa sopraelevato permetteva, insomma, di non portare dentro acqua. E consideriamo anche che nel corso degli anni sicuramente il manto stradale si sarà sopraelevato, per cui questi torrenti che stanno qua giù prima erano molto più sul ciglio della strada e quindi esondavano facilmente. Ecco, questa è la mia interpretazione. Ragazzi, lungo il nostro percorso abbiamo incontrato questo, che è probabilmente una processionaria. Le processionarie sono tossiche per gli animali, uomo compreso, e bisogna fare attenzione perché nel loro stato larvale hanno come difesa naturale i pelucchi che, se inalati, provocano danni all'apparato respiratorio, asma e problemi di questo tipo. Quindi attenzione se venite con animali a quattro zampe, non devono giocarci. E attenzione anche per i bambini e per voi stessi. Generalmente questi sono insetti che poi nella fase adulta diventano falene. Ok, io lo sento. Ah, qui è veramente caratteristico, quello è un salice. Si sa che i salici crescono bene dove c'è un ambiente lacustre. Nel frattempo, lungo il nostro cammino, il percorso è diventato sabbioso, l'asfalto ha lasciato il posto alla terra battuta, e ci stiamo addentrando proprio nella natura. È un posto comunque assolutamente controllato e sicuro, sia perché ci sono campi coltivati dall'altra parte del torrente, corso d'acqua, scusate, più che torrente, sia perché comunque ci troviamo in un centro cittadino abitato. La lunghezza media è un paio di chilometri per andare e per tornare. Qua ci sta una mappa del percorso che abbiamo scelto di fare. La inquadriamo. Ecco, il percorso prosegue fino a San Martino Buonalbergo per 1 chilometro lungo la statale 11. A piedi 22-25. Abbiamo anche la possibilità di attingere all'acqua, nel caso fosse necessario, di pesciolini. Ecco, qui abbiamo un pesciolino fermo che contrasta la corrente, quindi comunque questo testimonia il fatto che l'acqua non è inquinata, è un'acqua semmai un po' arricchita di fertilizzanti proprio per via dei campi coltivati limitrofi, ma di acqua tersa, pulita. Ah, è vero, ci sono delle targhe che spiegano la specie. Questo per esempio è un gelso, quindi farà quei frutti simili a piccoli grappoli d'uva. Ma non è la stagione. Ma non è la stagione questa. Sì. Ecco un olmo, incontriamo un olmo lungo il tragitto.
Questo percorso naturalistico porta da Montorio fino alla zona di Frazza, che è intermedia rispetto al percorso conclusivo che giunge a San Martino Buonalbergo. Si tratta di un percorso praticamente rettilineo, circondato lateralmente da due corsi d'acqua, quasi stagnante, in cui è possibile ritrovare vegetazione e anche pesci, qualche papera e qualche rana. Il percorso è attrezzato con delle panchine laterali, le fronde degli alberi offrono a tratti abbastanza ombra, ma soprattutto nel tratto che da la zona Frazza porta verso San Martino Buonalbergo. Nel primo tratto, da Montorio alla zona Frazza, la luce del sole prevale e quindi suggerisco di percorrere questo tratto all'inizio della giornata o durante il tramonto. Sono comunque disponibili diverse panchine ben posizionate per sedersi. E rilassarsi. Ci sono anche due fontane, una a inizio del percorso che è posta dalla frazione di Frazza fino a San Martino Buonalbergo, l'altra all'inizio del percorso che parte da Montorio. Consiglio questo percorso a famiglie con bambini piccoli, in quanto essendo limitato naturalmente dai corsi d'acqua laterali con un fondale basso, ritengo che i figli possano essere lasciati relativamente liberi, senza correre rischio di perdersi correndo via o di entrare nei campi coltivati. L'unico rischio è quello di scivolare in uno dei due corsi d'acqua, ma l'intervento del genitore sarebbe in ogni caso immediato, perché sono dei corsi d'acqua veramente limitati sia per il fondale sia per la natura del terreno, che è sì con un letto scosceso, ma praticamente a due passi, a un salto dalla via. Una idea per migliorare questo percorso, secondo il mio modesto punto di vista, sarebbe stata quella di introdurre almeno un rinfresco, un punto di ristoro tra le diverse tratte percorribili, magari con frutta fresca, così come si trova naturalmente all'inizio di Montorio, o qualcos'altro di simile. Trascorrendo, camminando una giornata intera, sicuramente viene voglia e necessità di poter usufruire di un bagno, di un bar. Ecco, queste cose sono state trovate un po' carenti.
Sono numerose le persone che attraversano queste vie sia correndo, sia in bicicletta o passeggiando. Il silenzio è quasi totale, ci si sente raccolti, ma in qualche modo protetti, perché la presenza di campi coltivati al di là dei due corsi d'acqua non isola completamente. In lontananza vedo le macchine, quindi io vi saluto e al prossimo video. Ok, allora adesso noi partendo da Montorio siamo arrivati qui, che corrisponde a Ferrazze, e ci stiamo incamminando per questo tratto del percorso. Questa prima parte è di circa 1,5 km, quindi in proporzione sarà 1,5 km, 2 anche questa.